15 arresti, sequestro di beni per 5 milioni al centro dell'inchiesta della Procura di Milano, il riciclaggio di denaro di alcune società per le famiglie mafiose siciliane, in manette l'ex presidente della Camera Penale di Caltanissetta, l'avvocato Daniele Tipo, aveva in auto 300.000 euro da ripulire. Blitz dei carabinieri di Catania, colpito il clan mafioso Nizza, tra i principali alleati della famiglia Santa Paola, 35 le persone arrestate, tra queste anche il superlatitante Andrea Nizza, capo della cosca. Il prefetto di Palermo De Miro chiude la sala bingo Cursa al DVM Enrico Amari, il suo titolare risulta coinvolto in alcune indagini antimafia, le saracinesche resteranno abbassate. Manifestazione questa mattina a Palermo dei forestali del sindacato Sifus, contestano il progetto di riforma del settore annunciato dal governo regionale all'indomani degli incendi del 16 giugno. Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini ammette la trattativa con un gruppo di investitori stranieri per la cessione della società e la costruzione di nuovo stadio e centro sportivo, ufficializzato il ruolo di Foschi come direttore tecnico, domani sit-in dei tifosi alla presentazione delle nuove maglie al Teatro Massimo. Buongiorno, bentrovati a questa edizione del TG Med. Questi erano i nostri titoli. Dopo la pubblicità, i servizi e tutte le notizie. News, eventi, classifiche, notizie. www.radiomed.fm. Il nuovo sito. La tua pubblicità su TRM 13, Med 1, Med 2, Radio Med. Le mani della mafia sull'Expo di Milano dello scorso anno, un affare milionario che avrebbe portato fiumi di denaro nelle casse delle famiglie mafiose siciliane come quella di Pietra Persia nell'ennese, 11 arresti, confische per diversi milioni di euro, coinvolto anche un noto avvocato penalista di Caltanissetta. I dettagli con Luigi Perol. Eccole le immagini dell'albero della vita, emblema dell'Expo 2015, simbolo di una scommessa vinta a conti fatti per l'Italia, anche se i dubbi sulla capacità della macchina organizzativa di rendersi impermeabile agli interessi della criminalità organizzata hanno accompagnato queste luci e hanno accompagnato il film sui 184 giorni dell'esposizione. Mentre scorrono i fotogrammi dei sei mesi dell'Expo, la cronaca di oggi ci ripropone il solito copione fatto di appalti, mazzette, interessi della mafia, complicità insospettabili. Le immagini che vedete sono purtroppo quelle dell'Expo in superficie. Sotto ci sono le 11 persone, tra cui l'avvocato penalista Danilo Tipo, ex presidente della Camera Penale di Caltanissetta, arrestate nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Milano, con al centro reati tributari, riciclaggio e associazione per delinquere di stampo mafioso. A queste persone erano riconducibili alcune aziende a cui erano stati affidati appalti per l'Expo. Al centro dell'inchiesta c'è il consorzio di cooperative Dominus, specializzato nell'allestimento di stand. Secondo le indagini coordinate dal procuratore aggiunto di Milano Ilda Boccassini, le società del consorzio erano intestate a prestanome di Giuseppe Nastasi, il principale indagato, arrestato con il suo collaboratore a Liborio Pace e con l'avvocato Tipo. Le società coinvolte ricorrevano ad un sistema di fatture false per creare fondi neri. Il denaro era poi riciclato in Sicilia attraverso la famiglia mafiosa di Pietra Persia. È stato intercettato anche un camion partito dalla Lombardia e diretto in Sicilia con dentro, ben nascosti, 400.000 euro in contanti, soldi riciclati. Le fiamme gialle, che hanno effettuato diverse perquisizioni tra la Lombardia e la Sicilia, hanno eseguito sequestri di beni per 5 milioni di euro. Oltre i 400.000 euro che viaggiavano sul camion, ne sono stati trovati quasi 300.000 nella disponibilità dell'avvocato Tipo. Il legale era stato fermato in autostrada il 23 ottobre scorso. Nel bagagliaio della sua auto c'erano 295.000 euro in contanti divisi in 25 buste di plastica. Era il denaro destinato alle cosche mafiose tra Enna e Caltanissetta. Anche questo è stato il film dei 184 giorni, più quelli dei cantieri, dell'Expo. Duro colpo quello inferto dai carabinieri di Catania al clan Nizza, alleato della famiglia di Santa Paola. Il gruppo criminale è stato raggiunto da 35 ordinanze di custodia cautelare, tra i destinatari anche il latitante Andrea Nizza. Ambra Drago.
Il Ministero dell'Interno lo ha inserito nella lista dei latitanti più pericolosi. Di lui non si hanno più notizie dal dicembre del 2014. Andrea Nizza, allo stato di fatto, è reperibile, anche se il suo clan ha continuato a gestire la fiorente attività di spaccio nelle piazze di Catania. Non è bastato a porre un freno alla lunga attività illecita, nemmeno il sequestro messo in atto dal nucleo investigativo, sempre nel 2014, di un arsenale costituito da oltre 50 armi, tra pistole, fucili e mitragliatrici. Da quegli inquirenti hanno continuato la loro attività investigativa, cercando di capire le dinamiche del gruppo mafioso, da sempre alleato alla famiglia dei Santa Paola, ed individuare le zone della città fortino della fitta rete di spaccio. È proprio a Librino, quartiere periferico, che i carabinieri hanno passato a setaccio un intero agglomerato di edifici ritenuti al centro del supermarket della droga. Così sono scattate le manette per 35 persone, accusate a vario titolo di reati di associazione mafiosa, detenzione di armi e traffico di stupefacenti, ritenute organiche al gruppo dei Nizza. Numerosi terreni demaniali sarebbero stati svenduti a prezzi irrisori da funzionari pubblici. I carabinieri di Messina hanno eseguito un provvedimento cautelare messo dal giudice per le indagini preliminari del capoluogo nei confronti di 6 persone, tra le quali un architetto del Genio Civile di Messina, Antonella Giuffrè, e 2 funzionari del Dipartimento Bilancio e Tesoro della Regione Siciliana, Ninfa Cangemi e Dania Ciaceri, che sono stati sospesi per 6 mesi. Ai domiciliari, insieme all'architetto Giuffrè, sono finiti anche Federico Scardino, Franca La Rocca e Loredana Giuffrè, tutti accusati a vario titolo di falso ideologico e abuso d'ufficio in relazione alla vendita, avvenuta nel 2014, di un vasto appezzamento di terreno di proprietà della Regione nel comune di Furna, rivenduto con uno sconto del 99%. Sarebbe stata Antonella Giuffrè a realizzare un atto falso, stimando il terreno solo 4.000 euro, quando invece il suo valore era di 368.000 euro. Chiusa la sala bingo Cursal di via Emerico Amari a Palermo, la decisione è della prefettura dopo che il titolare dell'esercizio, Massimo Monti, risulta coinvolto in 2 indagini di mafia. Monti viene contestato il favoreggiamento dal momento che avrebbe avvisato di alcune indagini il boss di Porta Nuova, Paolo Calcagno. Il prefetto di Palermo, Antonella De Miro, ha quindi firmato l'interdittiva antimafia che ha fatto calare le saracinesche della sala bingo. La prefettura di Palermo, come riporta il quotidiano Repubblica, ha firmato l'interdittiva antimafia nei confronti della società Cursal, che gestisce la sala bingo, anche perché il nome di Massimo Monti emerge fra i commercianti che pagavano il pizzo alla famiglia del Borgo Vecchio. Monti a suo tempo non denunciò spontaneamente l'estorsione, ma di fronte alle prove schiaccianti degli inquirenti ammise di aver pagato il pizzo 20.000 euro ogni anno in un'unica soluzione. Peculato, truffa aggravata, falso in atto pubblico e abuso d'ufficio, questi reati contestati al sindaco di Termini Imerese Salvatore Burafato, che ieri sera ha deciso di dimettersi. Danilo Arnone. La rassegna delle dimissioni non tarda ad arrivare. Il sindaco di Termini Imerese, Salvatore Burafato, lascia l'incarico quasi subito dopo aver appreso del provvedimento di misura cautelare dell'obbligo di firma a suo carico, ma anche a carico di un altro dipendente comunale, Mario Battaglia. I reati contestati all'ormai ex sindaco sono peculato, truffa aggravata, falso in atto pubblico e abuso d'ufficio per aver utilizzato in diverse occasioni l'auto comunale, le prestazioni lavorative del suo autista per scopi personali, ma anche per aver utilizzato alcuni locali comunali già affittati a privati e con locazione scaduta e mai rinnovata per ragioni private. Il provvedimento cautelare firmato dal GIP Michele Guarnotta colpisce anche il dipendente del comune Mario Battaglia per aver concorso col sindaco nell'utilizzo illecito dell'auto comunale e per averla utilizzata anche per ragioni personali. Stando alle accuse dei PM, l'auto comunale dunque era utilizzata da entrambi come auto privata. Anche per questo la procura ha disposto il sequestro del veicolo. Credo sia giusto e opportuno fare un passo indietro, il primo commento del sindaco Burafato rilasciato ad ADN Cronos, anche se, continua, non rientrava tra i miei obblighi. Circa 50 migranti che sono riusciti a superare i controlli a mare, trovati questa mattina nell'isolotto della riserva naturale protetta di Vendicari nel Siracusano, sono prevalentemente somali con nuclei familiari probabilmente provenienti dalla Turchia. Nella zona non è stata trovata alcuna imbarcazione, una motovedetta della Guardia Costiera ha condotto il gruppo
nel porto di Augusta. Sempre questa mattina, nello stesso porto del Siracusano, è arrivata la nave Diciotti della Guardia Costiera con a bordo 1104 migranti, con un barcone e 5 gommoni soccorsi nel canale di Sicilia. Intanto è in navigazione verso il porto di Pozzallo la nave della Marina Militare Italiana Driade, con a bordo 493 migranti salvati ieri in un'operazione sempre nel canale di Sicilia. Già pronta la macchina organizzativa dell'accoglienza per dare assistenza ai migranti. Protestano i forestali uniti in sindacato, ne parleremo però dopo la pubblicità. Ciak 13, serata d'autore. Grandi registi, grandi interpreti e grandi emozioni. Una rassegna dedicata al cinema d'autore che TRM vi propone ogni lunedì. La tua pubblicità su TRM 13, Med 1, Med 2, Radio Med. Hanno manifestato questa mattina a Palermo i forestali del sindacato Sifus, contestano la bozza di riordino del settore ipotizzata dal governo regionale all'indomani degli incendi del 16 giugno. Sentiamo. Mentre i boschi bruciano, i lavoratori forestali sono a casa. Vogliamo che vengano immediatamente avviati i lavoratori 78isti, in maniera da andare a ripulire i viali parafuoco e vengano immediatamente riattivati i lavoratori 101isti e 151isti che sono stati sospesi. Vogliamo che venga cancellata la controriforma dei forestali sponsorizzata dall'assessore Cracolici, perché considera il comparto forestale un peso anziché una risorsa. Vogliamo che in sua vece venga votata immediatamente il DDL 104 sulla stabilizzazione dei lavoratori forestali dentro un quadro produttivo e di pubblica utilità. E io mi risento ancora una volta preso in giro, perché sarei destinato praticamente a rimanere precario per tutta la vita. E io non ci sto a questa presa in giro. Io voglio lavorare, perché ho a casa dei figli disoccupati, una figlia disabile che vuole mangiare ogni giorno. Una piantagione di marijuana scoperta dai carabinieri nelle campagne di Partinico, nel palermitano. In manette è finito un 45enne, Salvatore Spinnato. Per lui l'accusa e di coltivazione di marijuana. La piantagione è stata avvistata da un elicottero dell'arma, era nascosta tra la vegetazione incontrata pollastra. Spinnato coltivava la droga nei pressi della propria abitazione. Le piante erano nascoste tra alberi di susine e albicocche. L'uomo si trova ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Dall'inizio dell'anno i militari della compagnia di Partinico hanno scoperto 7 piantagioni con il sequestro di quasi 1500 piante e 20 kg di marijuana, arrestando 8 persone. Si chiama Touch and Go, l'operazione congiunta di polizia e carabinieri di Ragusa, che hanno scoperto un vasto traffico di auto rubate nella provincia Eblea. 4 misure di custodia cautelare eseguite a Gela su disposizione del Tribunale di Ragusa. L'organizzazione tra Comis e Santa Croce Camerina concentrava i furti d'auto nel settore delle utilitarie Fiat Panda e 500. Torniamo ad occuparci della rissa ai Cruilla, se fuori pericolo e presto sarà interrogato dai carabinieri Giuseppe Frisco, arrivato fin di vita all'ospedale Cervello di Palermo la sera del 25 giugno dopo una maxi rissa nella borgata di Cruillas, nella quale perse la vita il figlio Roberto di 27 anni. Dopo alcuni giorni di coma il padre della vittima ha ripreso conoscenza, adesso dovrà spiegare cosa successe quella sera e cosa scatenò la rissa che portò alla morte del figlio e al ferimento di altre 4 persone. Nei giorni scorsi il GIP Lorenzo Matassa aveva confermato la custodia cautelare in carcere per tutti, compreso Giuseppe Frisco. La rissa a colpi di coltello sarebbe nata tra i Frisco e lo piccolo per un banale sguardo di traverso. Dopo Milano e Roma, anche Palermo ha aperto le porte del Centro Sperimentale di Cinematografia ai cantieri culturali della ZISA, un modo per avventurarsi tra le nuove professioni non strettamente connesse al cinema e conoscere la nuova offerta formativa. Il bando scadrà il 5 settembre. Cammini per il corridoio del principale edificio del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo e ti imbatti nelle raffigurazioni dei più grandi registi siciliani tra passato e presente, per poi perderti nelle aule laboratorio dove si incontrano estro e creatività a servizio della comunicazione non solo cinematografica. È stato tutto questo l'Open Day che si è celebrato ai cantieri culturali della ZISA, un modo per far conoscere l'attività della scuola di cinema e presentare l'attività formativa con quei giovani tra i 21 e i 27 anni che hanno voglia di
rimettersi in gioco con le nuove professioni creative, come può essere quella del documentarista, senza tralasciare quelle più classiche legate alla fotografia, alla regia e al suono. I percorsi didattici hanno una durata triennale e offrono anche la possibilità di effettuare un'intensa attività pratica. Promuovere anche i laboratori intensivi aperti al pubblico che riprenderanno dal prossimo autunno e far partecipare quanti immaginano e si vogliono coinvolgere nel fantastico mondo del cinema alle nostre attività didattiche. Le scadenze di questo nuovo bando, che è estremamente interessante perché poi c'è una compagine di docenti molto di grande qualità, è il 5 settembre e tra l'altro, come dire, la possibilità di iscriversi, che comporta alcuni requisiti che potete leggere poi sul sito, comporterà poi una selezione degli studenti che, qualora venissero appunto ammessi, dovranno comunque corrispondere una quota estremamente bassa rispetto alle altre scuole di cinema private del panorama nazionale. Vi ricordo l'appuntamento di domani sera su TRM alle 21 con E Santa Rosalia, aspettando il festino, la seconda delle tre puntate speciali a cura della redazione giornalistica del TG Med dedicate al 392esimo festino di Santa Rosalia. Nella puntata di ieri abbiamo parlato del carro trionfale, della tradizione popolare della festa. Domani parleremo delle musiche, dei cori e dello spettacolo che sarà allestito sul piano di Palazzo Reale. Faremo il punto sul programma che prenderà il via domenica 10 luglio coinvolgendo diverse piazze del centro storico di Palermo. Appuntamento quindi per domani sera alle 21 su TRM con E Santa Rosalia. Aspettando il festino, dopo la pubblicità, lo sport, esce allo scoperto il presidente Zamparini e svela quali saranno i progetti per i prossimi mesi. A fra poco. Seguici dal tuo smartphone, scarica TRM Web, le notizie del giorno, lo sport, i programmi in TV, TRM Web. Per i sistemi Apple, Android, Windows Phone, scarica l'app TRM Web, la nostra applicazione. La tua pubblicità su TRM 13, Med 1, Med 2, Radio Med. Apriamo la pagina sportiva con il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, che ha pubblicato un comunicato sul sito ufficiale manifestando un certo fastidio per le voci delle ultime ore, degli ultimi giorni sullo stato della società. Stiamo lavorando, sono le parole di Zamparini, con la collaborazione di agenzie specializzate, con diversi contatti, sperando di arrivare presto a una soluzione che sia ottimale per il futuro e le ambizioni del Palermo Calcio. Stiamo concludendo a giorni un accordo con importanti imprenditori stranieri per il finanziamento della costruzione del nuovo stadio e del centro sportivo. Abbiamo ripreso la guida tecnica una persona seria ed esperta, Rino Foschi, con incarico di fare una squadra competitiva con gli attuali mezzi. In attesa dei nuovi soci con capitali freschi ci riusciremo. Lavoriamo per costruire, non per distruggere. Questo ovviamente è il pensiero del presidente Maurizio Zamparini, che ha motivato anche, portando gli esempi di Corini e Miccoli, il perché del mancato rinnovo dei contratti di Sorrentino e Maresca, ma anche evidentemente anche della rescissione con Alberto Gilardino, giocatori in età avanzata, e poi tutti i gioielli negli anni venduti per la loro richiesta di voler giocare in club di fascia più alta. E poi il presidente ha paragonato il Palermo invece a club come Atalanta, Sampdoria, Udinese, Genoa e Cagliari, e di conseguenza con stipendi, un monte stipendi pari a queste società. Dunque un minimo di ridimensionamento per il presidente Zamparini, o quantomeno un messaggio di chiarezza alla piazza, chiarezza che forse è davvero mancata fino a questo momento nei fatti. Sentiamo perché da Alessandro Amato. Vasquez domenica andrà in ritiro. Le possibilità che venga ceduto questa settimana sono quasi nulle e il Mudo entrerà in albergo con un solo pensiero: uscire prima possibile per raggiungere il Watford, il club inglese che sembra propenso a dare 18 milioni a Zamparini. Lo stallo è totale e il presidente ha seminato ulteriore allarme tra i tifosi, spiegando che non ci saranno acquisti prima del ritiro. C'è però una spiegazione all'immobilismo. Zamparini attende entro giorno 20 la risposta della cordata
cinese. Negli incontri preliminari è stata fissata questa scadenza. I cinesi devono inviare una lettera in cui confermano di voler affrontare i dettagli economici della trattativa. Se arrivasse la comunicazione, il cambio di proprietà avverrebbe entro la fine dell'anno. Il tutto è accelerato dal vento del dissenso e della contestazione che monta giorno dopo giorno. Domattina al Teatro Massimo, dove il Palermo presenterà le maglie per la prossima stagione, è annunciata una protesta dei tifosi. L'indice di gradimento di Zamparini non è mai stato così basso e il presidente l'ha abbassato ancora di più, prima mandando via Gilardino e poi sottolineando di non avere più soldi da spendere per il Palermo. Per TG Med Sport, Alessandro Amato. Definita la figura dell'allenatore per l'undicesima edizione consecutiva di Equipe Sicilia, il progetto promosso dalla Cadip e associati in collaborazione con l'Associazione Italiana Calciatori, destinato ai calciatori in attesa di tesseramento, il tecnico che dirigerà tutte le amichevoli e gli allenamenti in programma dal 18 luglio al 12 agosto allo Sport Village Tommaso Natale sarà Francesco Di Gaetano. Nella passata stagione Di Gaetano è stato allenatore della primavera del Trapani, un legame quello tra la società granata e il mister Di Gaetano durato ben 7 anni, prima da calciatore e poi da vice di Boscaglia e infine da tecnico della principale squadra del settore giovanile. Di Gaetano nel giugno 2014 ha tra l'altro conseguito a Coverciano l'abilitazione ad allenatore professionista UEFA A. Il nuovo allenatore di Equipe Sicilia aveva iniziato la carriera da calciatore nel settore giovanile del Palermo e poi da attaccante ha proseguito con le maglie di Panormus e Fincantieri nel 2006 all'Alcamo, poi 2 anni alla Nissa e infine l'arrivo al Trapani nel 2009. Noi ci fermiamo qui con il TG Med, l'appuntamento alla prossima edizione alle 20:30. Adesso guarda che TV e il meteo. Grazie, arrivederci.